Ciao Diego. Ah, ciao Alberto. Ascoltami, qui si sta per partire per il mare, eh? Cesenatico. Cesenatico, sì. Il tempo dicono che dovrebbe anche essere migliore. Sì, so anch'io, d'accordo, da Mario Giuliaccio. No, aspetta, da Andrea Giuliaccio ho sentito. Ah beh, allora siamo tranquilli. L'ha detto lui, speriamo. Vabbè, uno che si occupa di meteo, non sto mai scherzando, era il figlio di Mario, che Mario è una vita che fa il meteo suo padre. E infatti, ascolta Diego. Sono ricordato. Sei contento? Sono contento, sono veramente contento di rivedere loro, perché loro sono anche gente straospitale con noi, con persone come noi, sono veramente ospitali in Romagna, sono molto simpatici, anche sono anche i genitori di Davide e Matteo, suo padre è simpatico. Andare via con i tuoi amici mi piace molto, anche la camera, il top, con Marcello mi trovo. Di bagni ne farai? Di bagni ne farò, sì, piscine e mare. Quindi appuntamento a domani mattina. Domani mattina? Dai, dici dove ci troviamo. Ci troviamo qua dove c'è la bocciofila con la corriera per il ritrovo di Robert Bella. Benissimo, allora a domani Diego. Ma poi avevo detto un'ultima cosa, no, mi sono accordato di domani mattina che all'autogrill mi sono detto con Guido che posso prendere una brioche. Ma certo, ma me l'ha detto anche lui, visto che sono anche dimagrito anche. Allora te la meriti, direi. Quindi sì. Viaggio con brioche. Poi sì, una cosa sto anche pensando da 2 mesi a Mario Giuliacci, al padre di Andrea, no, me l'ha cazzata, del meteorologo. Ciao a tutti. Che so che arriva l'anticiclone delle Azzorre. Ciao Diego. Ma ciao Alberto, sono contentissimo di partire.